siamo all'ultima serata di Cucina di Enrico. Esperienza bellissima perché abbiamo fatto entrare nella nostra brigata altre persone. Se vi devo dire la sincera verità, oggi sono molto emozionato. Un piatto ha bisogno di un'anima, di una sensibilità, quindi un piatto è anche cultura, conoscenza. E ha dato modo a noi della brigata di collaborare con persone esterne, i nostri ospiti, capire realmente qual è lo svolgimento del lavoro all'interno di un vero ristorante. È stato molto interessante collaborare con persone esterne, a vedere che il mondo della cucina non è proprio quello che si vede in televisione. Perché ho voluto vedere quello che potevamo c'è dietro, il lavoro professionale che c'è dietro ad ogni piatto, e questo mi ha fatto capire ancora di più e apprezzare quello che stanno facendo loro e quello che in parte ho imparato anch'io in quelle serate. Non sperare di meglio che la mia ricetta possa essere rivisitata in questo modo straordinariamente raffinato. È stata veramente una grande esperienza. Capire come assemblare tanti elementi che vanno a comporre il cibo di qualità. Un po' eccessivo come rapporto, no? Tra spaghetti e peperoni. È qualcosa di entusiasmante, si capisce quanto lavoro c'è in cucina e questo ti fa crescere. E quando stai in un ristorante scopri una cosa completamente diversa, scopri il legame che c'è nella brigata di cucina. Scopri momenti di ansia nel momento che i piatti devono uscire. Io ero, come dire, eccitato per fare questa mezza giornata, dopo averla fatto sono stato ancora più contento. Una sorta di inversione, no? Perché il dentro era fuori, delicato ma deciso. Un'esperienza molto interessante e anche divertente. Infatti conoscere come si muove una brigata di un ristorante stellato è stato molto, molto curioso. Molto più semplice, però allo stesso tempo era sofisticato. L'unico peccato è che l'esperienza è finita lì. Stare in una brigata, un gruppo fantastico, lavorare 4-5 ore senza fermarsi mai, è incredibile, non pensavo che potesse essere così coinvolgente e così piacevole. Grazie Enrico. La reinterpretazione era molto creativa. Sì. Il piatto era più buono. Sul sito del ristorante con 3.552 visitatori unici e 74.845 visualizzazioni di pagina. Sappiamo che Enrico comunque non è seguito solamente dall'Italia. È stato un lavoro davvero incredibile perché è stato fatto tutto live, quindi soprattutto noi siamo qui per, e grazie al talento, alla passione, alla dedizione di Enrico Canabio. Sarà un vincitore assoluto e ci sarà un vincitore decretato dai social network. E ad oggi, come avete visto anche da questi dati, sono un palcoscenico fondamentale per chiunque si approcci alla comunicazione in generale, perché in questo modo in cui le foto sono state fotografate è davvero appetitoso, che vi porti subito alla voglia di gustare quel cibo. E ho il piacere di premiare la scottona che si è persa tra i simili. Grande piacere ho aderito a questo progetto perché mi è sembrato un modo molto simpatico di fondere la tradizione e l'abilità in cucina di persone comuni. Poi abbiamo avuto modo di assaggiare piatti molto interessanti, delle idee anche curiose e anche talvolta frutto di ricerca. Il vero grande protagonista si vede poco, Enrico, ma l'abbiamo visto in queste serate.
è uno chef straordinario e una persona altrettanto professionale. Ci siamo trovati davvero molto bene. L'iniziativa è stata davvero importante per dare forza a tutto il territorio. È così che la marchigianità e la qualità dei nostri prodotti può essere veicolata anche al grande pubblico, come testimoniano in tanti follower sia sul sito che ovviamente sulla pagina Facebook. Quindi complimenti ad Enrico, ma siccome a Londra non fa più la vera, aspettiamo la prossima edizione. E trovo che l'idea delle cene che ha organizzato quest'anno sia stata una delle più brillanti, non solo per lui ma per la ristorazione italiana. La cosa è allo stesso tempo molto divertente e molto istruttiva per chi ama la cucina. Buonasera a tutti, volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a tutte le serate, le persone che sono venute a cucinare, i produttori di vino, i ragazzi della sala, Simone, Francesco, Antonio, Manuela, mia moglie, un altro Antonio. Adesso decidiamo chi ha vinto, che penso che è quella cosa, la cosa più importante. La cosa più importante è stato partecipare. Sì? Sì. Bravo. La marronata, 7,5. Marco Tortolini. La scottona si è persa. Dove? Nei Sibillini. Ma scusate, ma è stata ritrovata là e poi? No. Voto 8,5. Spaghetto, alici, cipolla rossa al passito. Voto 6,5. Libum, una ricetta del cuore antico. 7. Raviolo, aringa e patate. 9,5. Le pincinelle, 6,5. Di premiare il Zinno, che ha vinto Cucina del Rico. Grazie, vai, ce l'ha con spazio, c'è. Esigenze di comunicazione, ci diamo la prossima cosa ufficiale proprio. Sorridere. Infatti ero bello. Complimenti a te Enrico, perché siamo stati così bene, non soltanto abbiamo mangiato bene, abbiamo bevuto bene, ma c'è stato un contesto davvero estremamente gradevole di amicizia, ma soprattutto credo di vicinanza a un protagonista di questa nostra regione, lo dico senza nessuna enfasi e senza nessuna retorica. Questo è un tempo nel quale, se vuoi aver successo e prospettiva nelle professioni, ci devi mettere passione, amore, dedizione e professionalità. Enrico è tutto questo, e quindi insieme, credo interpretando il parere di noi tutti, gli auguriamo il successo e tutto il successo che si merita. Grazie. Complimenti. Questa esperienza è stata davvero bellissima, perché ci ha dato modo di conoscere tantissime persone. I concorrenti sono stati tutti in un modo molto simpatici, molto bravi e professionali, pur non essendo del settore. Noi ci siamo divertiti tantissimo e penso che anche il pubblico abbia apprezzato. Queste serate a mio avviso sono state bellissime. Mi sono divertita, ho rivisto tanti clienti e mi auguro che l'anno prossimo i miei concorrenti siano molto più. Bisognava riprodurre al momento espresso tutto quello che è la fotografia professionale, però da studio. Infatti noi abbiamo fatto le foto al momento e pochissimo tempo dopo, nella stessa serata, sono state postate. Mi sono occupato della parte più social, quindi il coordinamento del racconto di questo contest, il social network con i profili del ristorante. L'aspetto più interessante, più anche stimolante per noi è stato coinvolgere gli utenti, i fan. Siamo seguiti numerosissimi e abbiamo avuto delle interazioni molto interessanti, sia da un punto di vista quantitativo ma soprattutto qualitativo. Tutto questo è stato possibile perché comunque c'è una comunicazione di qualità, perché c'è un prodotto di qualità. Sono molto felice di questo contest, che tra l'altro cercheremo ancora di ampliarlo e renderlo ancora più competitivo. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie.